Nel nome del Padre, e del Figlio, e dello Spirito Santo. Amen. Cari fratelli e care sorelle della Luce di Maria, siamo qui anche oggi come tutti i giorni per ringraziare, lodare, benedire il santo nome di nostro Signore Gesù. E bisognosi come tanti bambini, riconosciamoci peccatori davanti a Lui. Confesso a Dio Onnipotente e a voi fratelli che ho molto peccato in pensieri, parole, opere e omissioni, per mia colpa, mia colpa, mia grandissima colpa, e supplico la beata e sempre Vergine Maria, gli angeli, i santi e voi fratelli, di pregare per me il Signore Dio nostro. Signore pietà, Cristo pietà, Signore pietà, Kyrie eleison, Christe eleison, Kyrie eleison. Invochiamo con fiducia la presenza dello Spirito Santo in mezzo alla nostra preghiera, nelle nostre case, nelle nostre famiglie, nei nostri cuori, che il Signore ci riempie della sua presenza e del suo amore. Vieni, Santo Spirito, manda a noi dal cielo un raggio della tua luce. Vieni, Padre dei poveri, vieni, Datore dei doni, vieni, Luce dei cuori, Consolatore perfetto, Ospite dolce dell'anima, dolcissimo sollievo, nella fatica riposo, nella calura riparo, nel pianto conforto. O Luce beatissima, invadi nell'intimo il cuore dei tuoi fedeli. Senza la tua forza nulla è nell'uomo, nulla senza colpa. Lava ciò che è sordido, bagna ciò che è arido, sana ciò che sanguina, piega ciò che è rigido, scalda ciò che è gelido, drizza ciò che è sviato. Dona ai tuoi fedeli che solo in te confidano i tuoi santi doni. Dona virtù e premio, dona morte santa. Dona gioia eterna. Amen. Cari fratelli e care sorelle, ci ritroviamo anche oggi per ringraziare il nostro Signore di questo giorno di vita, di questo tempo prezioso, della nostra esistenza, della nostra famiglia, del nostro corpo, del nostro tempo, di tutto ciò che riceviamo, della nostra vista, del nostro udito, del nostro olfatto, di tutto ciò che abbiamo e che spesso non ci rendiamo conto di avere. E per essere ancor più uniti alla sua parola, al suo amore per noi, iniziamo la nostra preghiera proprio con la lettura del Vangelo di domani, affinché ci dia spunto di riflessione e ci dia quella forza di reggere il nostro cuore in relazione a Lui. Dal Vangelo secondo Marco. In quel tempo si avvicinò a Gesù uno degli scribi e gli domandò: qual è il primo di tutti i comandamenti? E Gesù rispose: il primo è: ascolta Israele, il Signore nostro Dio è l'unico Signore. Amerai il Signore tuo Dio con tutto il cuore, con tutta la tua anima, con tutta la tua mente e con tutta la tua forza. Il secondo è questo: amerai il tuo prossimo come te stesso. Non c'è altro comandamento più grande di questi. Lo scriba gli disse: hai detto bene, maestro, e secondo verità, che egli è unico e non vi è altro all'infuori di lui. Amarlo con tutto il cuore, con tutta l'intelligenza e con tutta la forza, e amare il prossimo come se stessi, vale più di tutti gli olocausti e i sacrifici. Vedendo che egli aveva risposto saggiamente, Gesù gli disse: non sei lontano dal regno di Dio.
e nessuno aveva più il coraggio di interrogarlo. Parola del Signore. In questa Quaresima, a parte il Vangelo in generale, è sempre assurdo, per quanto perfetto, perché l'interpretazione che ne esce è sempre un'interpretazione d'amore puro, di salvezza per tutti, di misericordia sconfinata. In questo Vangelo, in modo particolare, ci sono dei dettagli che mi vengono in mente e mi fanno proprio rivedere un pochino il mio cammino, quando mi sono avvicinato a Dio. Mi ricordo che dicevo: io non ho bisogno di andare a messa, io a Dio ci parlo quando dico io, ci parlo tutti i disegni del male. E io credo a Gesù, credo alla Madonna, credo, ma perché mi devo andare a confessare? Perché devo dire i cavoli miei a un sacerdote, magari un peccatore? Perché devo andare a messa? Era il mio protocollo, è un protocollo che più o meno sento oggi da più parti. Ma era un protocollo pieno di superbia, pieno di egoismo, pieno di comodo. È facile credere a quello che si vuole e non accettare ciò che colui al quale dici di credere ti ha chiesto. È facile. È facile dire: io sono un buon lavoratore, però quando vado in ufficio sto sempre su Facebook e mi frego, me ne frego altamente dell'azienda che mi paga lo stipendio. È facile. Si fidano di me. Ma qui c'è qualcosa di molto più profondo che entra nelle nostre viscere, nelle nostre radici. C'è qualcosa che non lascia spazio a equivoci. Per quello Gesù è sì e no a no. Perché Gesù non è venuto qui per dirci delle cose che non sono chiare. Perché il bene e il male sono chiari per Dio e anche per il male. Dio sa dove è il bene e sa dove è il male. E lui prova attraverso la parola a indicarci la strada. Ma il mondo parla. Quante persone oggi si pongono come persone per fare il bene, ma poi nella realtà propinano il male. L'inganno, quello è l'inganno, quello è il sottile gioco che c'è tra il vero bene e il bene del male, cioè che è un bene non reale, è un bene costruito sulle nostre comodità, sul nostro egoismo. Ve ne dico qualcuno per darvi l'idea: abortire. Sembra un bene, una libera scelta delle donne. E quei bambini? Chi ci pensa? Questi sono i disegni del male. Fa vedere che è una legge per tutelare le donne che ricevono violenze. Non dice che saranno poi tante donne che abuseranno di questa norma e uccideranno i bambini. E uccideranno fette di umanità. Non lo dice il male. Ma l'obiettivo lo raggiunge, perché fa finta di fare il bene. Adesso ti dicono che siccome quella persona sta soffrendo è meglio farla morire. Sembra un bene, ma nella realtà non è un bene. Perché se quella persona a Dio gli sta facendo scontare qualche piccola pena per mandarlo in paradiso e tu gli togli l'opportunità del cielo, non è un bene, è un male. Se tu stai morendo di fame e vai a rubare o fai una rapina e dici: ma come facevo a far mangiare la mia famiglia? Non è un bene, è un male. Queste sono le strategie del male, no? Che fa lasciare le famiglie dicendo che un marito trascura la moglie, oppure gli fa fare una cavolata, e alla moglie gli lava il cervello dicendo che non sarà mai felice, che avrà sempre una vita di sofferenza, ma non gli fa mica pensare: domani i tuoi figli saranno senza il padre. Non te lo fa pensare, perché lui è bravo. Fa finta di volerti bene, ma nella realtà ti fa volere bene solo a te, al tuo egoismo, che è il contrario di quello che dice Gesù in questa parabola: ama il prossimo tuo come te stesso. E quindi quei figli come te stessi, quel marito come te stesso, quel fratello che ti sta a fianco, che ti chiede di aiutarlo, come te stessa. E invece il male ci dice: no, ti vogliono tutti fregare. E chi si fa gli affari suoi campa 100 anni, non mettere dito tra moglie e marito. Pure i proverbi si sono inventati tutti verso di noi, egoismo allo stato puro. E Gesù ce l'ha detto 2000 anni fa,
con questi comandamenti avrete il regno dei cieli. Ama il tuo Dio con tutto te stesso, con tutte le tue forze, con tutta la tua intelligenza, con tutto il tuo cuore. E il prossimo tuo come te stesso. È semplice, è chiaro, è lineare. Se avessimo questi due comandamenti nel cuore, nel mondo non ci sarebbero le ingiustizie che ci sono oggi. Ci sarebbero famiglie felici, fedeli. Ci sarebbero... Non ci sarebbero paesi dove ci sia la fame che c'è, dove ci sia la cattiveria che c'è. Non ci sarebbero morti per motivi religiosi. Perché Gesù ha detto ama il prossimo tuo come te stesso. Non ha detto ama chi è della tua fede, no, il prossimo tuo. Anzi, lui è andato oltre, ama i tuoi nemici, perché sennò che merito hai, quindi di più. Allora questo è il linguaggio di Dio. Questo è il linguaggio di Gesù, questo è il cuore, perché nel Vangelo si respira il cuore di Dio, perché questo Vangelo parla ai nostri cuori, parla alle nostre vite, parla alle nostre storie, parla alle nostre famiglie, parla ai nostri figli, parla ai figli dei nostri figli, ai figli dei nostri figli. Il Vangelo è di tutti, è per tutti, e non ha tempo, parla di Dio, che si è materializzata per noi. È incredibile, a volte rendersi conto che siamo qui di passaggio, siamo qui in un tempo veramente destinato alla polvere, eppure a volte ci smarriamo, ci perdiamo, allontaniamo i rapporti tra fratelli per dei motivi futili, tra famiglie. Quanto dolore c'è nel mondo, proviamo a pensare quante persone in questo momento stanno in conflitto e non riescono a perdonare quel fratello, quel papà, quella mamma, quel cugino, quel collega di lavoro, quel marito, quella moglie, perché quella vocina interiore ti dice no, no, se lo perdoni lo rifarà. Avevi ragione tu, tutto puntato sul nostro io. Infatti l'io è il maligno e invece Dio è la salvezza. Infatti c'è una D di mezzo tra D e io, Dio. Mettiamo quella D prima di noi e saremo tutti salvi e vivremo nella grazia, vivremo nell'amore di Dio. Non è difficile, fratelli, è soltanto un atto d'abbandono, un atto di fiducia, un atto di liberazione, un atto di guarigione, perché quando si incontra Dio si guarisce. Uno dice no, vabbè, ma non si guarisce perché poi dopo la fede ti implica che devi fare tanti sacrifici. Ma i sacrifici li fai adesso che non credi, perché fatichi a credere che la tua vita è destinata all'eternità, fatichi a credere che c'è qualcuno che perdonerà tutti i tuoi peccati, fatichi a credere che per quel perdono dovrai perdonare a tua volta, e ti sembra impossibile che proprio noi siamo così privilegiati da sapere ed essere portatori della verità salvifica dell'umanità. Tutti i pensieri che ci allontanano dalla grazia. Noi siamo figli adottati dall'amore di Gesù. Gesù è sceso qui sulla terra per volontà del Padre, che ce l'ha offerto in cambio della nostra salvezza, donando ogni parte del Figlio, ogni sofferenza, offrendo ogni ingiustizia, subendo ogni offesa, crocifisso coronato di spine, deriso, sputato sul volto, flagellato, crocifisso. Che cosa non ha patito il nostro Signore per gridare a tutti noi vi amo? Che cosa non ha patito il Signore Gesù? Da quella croce ha trovato le parole. Immaginate su quale situazione di dolore viveva, di guardare il cielo crocifisso mani e piedi, flagellato fino alla morte, con la corona sulle spine, nudo davanti alla madre e a tutti quelli che lo vedevano. Non ha pensato a se stesso, al pudore, a coprirsi, al dolore, alla cattiveria subita, al dolore che aveva nel corpo. È riuscito, appeso ai chiodi, a guardare il cielo e con uno spasmo più forte di lui
Padre, perdonali, si preoccupava di noi. Immaginate l'amore, a che livello era. Padre, perdonali. Non solo ci chiede di perdonarci, da lì su ci giustifica addirittura, che è qualcosa di ancora più grande, perché non sanno quello che fanno. Perdonati e giustificati. Noi a volte, se riusciamo a fare un mezzo perdono, ma non mi dire di giustificarlo, perché non ci riesco. E lui ci giustifica. Arrivate a capire quanto ci ha amato, dove è arrivato il suo cuore, da quella croce nella quale è stato appiccato come un agnello al macello, e ha guardato quel ladrone sulla sua sinistra, e anche a lui l'ha riempito del suo amore, perdonandolo di ogni colpa, e aprendo anche a lui, al primo uomo della terra, aprendo a lui le porte del paradiso. Tu verrai oggi stesso con me in paradiso, solo per averlo riconosciuto, cancellando tutta la vita di peccati che aveva fatto, per essere stato condannato alla morte, per essere un ladro. Lui gli ha donato il paradiso. In quella situazione era pieno d'amore, pieno di verità, pieno di sé, perché Gesù è amore, di sé perché la sua missione era per noi. Perché quando tu pensi a Gesù, non pensi a Gesù come noi pensiamo a noi stessi, all'egoismo, no. Quando pensi a Gesù, pensi all'amore vero, pensi alla sorgente che zampilla gocce di vita eterna. E allora ci dobbiamo rendere conto, dobbiamo fare un salto di qualità, dobbiamo confrontarci veramente col nostro tempo, con la nostra vita, con la nostra famiglia, e chiedere prima di tutto perdono di tutti i nostri peccati, di tutte le nostre mancanze, di mettere Dio al primo posto. Perché se nella vita non facciamo ordine, non mettiamo le cose nelle giuste priorità, la vita diventa un caos. Non posso cucinare un piatto se prima non metto l'acqua a bollire. È una questione di priorità. Non posso fare una cosa se non rispetto l'ordine delle priorità. Non posso essere felice se non metto Dio al primo posto. Non posso guidare la macchina se prima non metto la benzina. Dio è prima di ogni cosa. E allora facciamoci abbracciare dal Signore, che in questa parola che ci ha donato e ci ha detto anche: non c'è olocausto, non c'è sacrificio che valga di più di amare il prossimo tu come te stesso. Allora, fratelli e sorelle, come ci ha detto una volta anche Maria nel messaggio, ditevi di volervi bene. E che io non dico di dircelo tra noi, perché magari sembra quasi così un po' provocatorio, però è bello dire ti voglio bene, perché io te lo dico nel nome di Cristo. E se io ti conosco, fratello, fratello Salvo, qualcuno di quelli che ricordo, Giuliana, Antonella, Annalisa, Giovanna, Anna Maria, Daniele, Simona, Serena, Francesca, Santa, Cristina, Cristiana, Silvia, Marianna, Mariangela, Maria Rosaria, Albina, Domenico, Nino, molti altri di voi, tanti di voi, Annalisa, Antonio, Marco, Stefano, Riccardo, vi voglio bene nel nome di Cristo. Fa bene al cuore sentire e dire ti voglio bene, fa bene all'anima sentirsi dire ti voglio bene, fratello, in Cristo Gesù. Fa bene all'anima, fa bene al nostro cuore, fa bene alle persone che abbiamo vicino. E allora oggi cogliamo l'occasione, se abbiamo qualcuno in casa che glielo diciamo poco: ti voglio bene, sei importante per me,
Gesù ci insegna questo: ama il prossimo tuo come te stesso, non come questo mondo che ci dice si deve avere un sano egoismo. Ma che è il sano egoismo? Ma che cos'è il sano egoismo? Non esiste il sano egoismo. Perché se tu ami il prossimo tuo come te stesso, Gesù ci ha già messo te stesso, già ci stai te, già ci sei tu. Amalo come te. Non dice non amarti, amalo come ti ami, ma amalo. Questo è il salto di qualità alla quale ci invita Gesù, ci invita la Chiesa che è madre, ci invita la Madonna con tutti i suoi messaggi e con l'esempio che ci ha donato nel momento in cui senza sapere, senza capire, lei ha obbedito a suo figlio Gesù e al Padre. Allora oggi offriamo la nostra preghiera per il Santo Padre, per la Chiesa Cattolica, per tutti noi, per le famiglie separate, per la pace nel mondo, per chi non crede, per le nuove vocazioni sacerdotali, per nuovi esorcisti, per chi ci maledice, per le anime del purgatorio, per le persone nella sofferenza negli ospedali, per i terremotati, per i carcerati, per le persone che non riescono ad abbandonare il loro cuore alla fede, per tutti i bambini delle famiglie separate, per tutti i governanti della terra, per tutti gli automobilisti in questo momento che stanno circolando, per le persone di buona volontà, per i medici, per le forze dell'ordine, per tutte le persone che hanno delle missioni da compiere per il bene degli altri. Preghiamo per le intenzioni della luce di Maria e per le intenzioni di Daniele, di Marco, di Stefano, di Antonio, di Andrea, di Riccardo, di Paolo, di Niccolò, di Rita, di Luciano, di Giancarlo, di Roberta, di Elisa, di Francesco, di Rebecca, di Emanuele, di Brando, di Benedetta, di Maria Grazia, di Grazia e di tutti voi, fratelli e sorelle, che la Madonna prenda tutte le vostre intenzioni e le presenti davanti al trono di Dio. Tutti voi, indistintamente, anche chi non ho nominato, tutte le famiglie che stanno nella tribolazione, vengano messe tutte davanti al trono dell'Altissimo attraverso le mani di Maria. E allora, come tutti i giorni, uniti dal soffio dello Spirito Santo, immersi nel suo sangue prezioso, accompagnati da San Giuseppe, il nostro angelo custode, custoditi dal manto, sotto il manto della Vergine Maria, protetti dalla spada di San Michele Arcangelo, inginocchiati davanti alla croce del nostro Signore, uniti mano nella mano e con il cuore rivolto a Lui, osiamo dire: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. L'eterno riposo dona al loro Signore. Risplenda ad essi la luce perpetua, riposino in pace. Amen. Angelo di Dio, che sei il mio custode, illuminami, custodisci, reggi e governa me, che ti fui affidato dalla pietà celeste. Amen. E come tutti i giorni prendiamo il messaggio della Madonna a Medjugorje.
messaggio del 2 aprile 2010. Cari figli, oggi vi benedico in modo particolare e vi prego a ritornare sul vero cammino di mio figlio, il vostro Salvatore, il vostro Redentore. Riflettete su ciò che è umano e su tutto ciò che non vi permette di seguire mio figlio, le cose passeggere, le imperfezioni, le limitazioni, e poi pensate a mio figlio, alla sua divinità alla sua divina immensità. Date a voi stessi e con la preghiera e arricchite il vostro corpo e perfezionate la vostra anima. Siate pronti, figli miei. Messaggio a dir poco mirato a quello che abbiamo detto fin qui. Pare ci dia proprio l'indicazione di renderci conto dell'immensità di Dio, di Gesù, davanti ai nostri piccoli problemi, piccole situazioni umane, e ci invita a abbandonare ogni forma di scetticismo nei confronti di suo figlio. E allora apriamo i nostri cuori all'amore di Gesù, affinché anche da questo momento i nostri cuori battano in un modo nuovo, che il nostro cuore veramente cominci a connettersi con l'amore del Signore. Perché siamo già su quella strada, perché quando due o più persone si riuniscono nel suo nome, noi siamo già con lui a fianco. E allora chiediamo al Signore di unirsi a noi e che veramente il suo amore entri nel nostro cuore in modo vero e autentico, come ha detto in questa parola che abbiamo letto: ama il prossimo tuo come te stesso. Cuore divino di Gesù, io ti offro per mezzo del cuore immacolato di Maria, madre della Chiesa, in unione al sacrificio eucaristico, le preghiere, le azioni, le gioie e le sofferenze di questo giorno, in riparazione di tutti gli oltraggi, le bestemmie e i peccati, per la salvezza di tutti gli uomini, nella grazia dello Spirito Santo, a lode e gloria del Divin Padre. Amen. Consacrazione a Maria. Vergine Immacolata, Madre mia Maria, io rinnovo a te oggi e per sempre la consacrazione di tutto me stesso, perché tu disponga di me per il bene delle anime. Solo ti chiedo, mia Regina e Madre della Chiesa, di cooperare fedelmente alla tua missione per l'avvento del regno del cuore sacratissimo di Gesù nel mondo. Ti offro pertanto, cuore immacolato di Maria, le preghiere, le azioni e i sacrifici di questo giorno. Esprimete ora le vostre intenzioni. O Maria, concepita senza peccato, prega per noi che ricorriamo a te e per quanti a te non ricorrono, in particolare per i nemici della Santa Chiesa e per quelli che ti sono stati raccomandati. Amen. Visita, Padre, la nostra casa e tieni lontano da noi le insidie del maligno. Vengano i tuoi santi angeli a custodirci nella pace e fa che, ristorati dalle nostre fatiche, ci risvegliamo alla luce del nuovo giorno per camminare lieti nel tuo servizio. Per Gesù Cristo nostro Signore. Amen. Santa Famiglia di Nazaret, focolare di amore vero e puro, vissuta nel totale abbandono nelle mani di Dio, testimone della misericordiosa bontà del Signore, benedici ora tutte le famiglie del mondo, suscita santi desideri nei cuori dei giovani, metti lo spirito di purezza e di rispetto vicendevole nell'anima dei fidanzati, radica un amore saldo e generoso nell'intimo degli sposi, sviluppa il senso della maternità e paternità nella vita dei genitori, rendi tutte le famiglie cristiane segni eloquenti dell'amore di Dio per il mondo, piccole chiese domestiche dove la grazia possa produrre copiosi frutti di santità. E ora recitiamo anche la preghiera a San Michele e alla Madonna, e poi rinunciamo al male. San Michele Arcangelo, difendici nella battaglia contro le malvagità e le insidie del maligno, sii nostro aiuto. Ti preghiamo supplici che il Signore lo comandi, e tu, principe delle milizie celesti, con la potenza che ti viene da Dio, ricaccia nell'inferno Satana e gli altri spiriti maligni,
che si aggirano per il mondo a perdizione delle anime. Amen. A Maria, o augusta regina del cielo e sovrana degli angeli, a te che hai ricevuto da Dio il potere, la missione di schiacciare la testa di Satana, noi ti chiediamo umilmente di mandarci legioni celesti, perché al tuo comando inseguano i demoni e li combattano dappertutto, reprimano la loro audacia e li respingano nell'abisso. Amen. E ora vi invitiamo alle rinunce del battesimo. Nel nome santo di Gesù e in virtù del mio battesimo, io Paolo, rinuncio a Satana, a tutte le sue opere, inganni, suggestioni, divisioni e vendette, e credo in Gesù Cristo come mio unico Signore e Salvatore, sapienza incarnata nei secoli dei secoli. Amen. Nel nome santo di Gesù e in virtù del mio battesimo, io Paolo, sigillo e consacro la mia vita e la mia famiglia nel sangue prezioso di Gesù Cristo. Facciamoci un segno della croce sulla fronte. Sotto il manto della Vergine Maria facciamoci un segno della croce sulla fronte e sotto la protezione di San Michele Arcangelo facciamoci un segno della croce sulla fronte. E affido la mia vita, la mia famiglia, tutto ciò che sono e mi appartiene sotto il manto e nelle mani della Vergine Maria. Salve, o Regina, Madre di Misericordia, vita, dolcezza e speranza nostra, salve. A te ricorriamo, esuli figli di Eva, a te sospiriamo, gementi e piangenti in questa valle di lacrime. Orsù dunque, Avvocata nostra, rivolgi a noi quegli occhi tuoi misericordiosi e mostraci dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno. O clemente, o pia, o dolce Vergine Maria. E ora vi invito in un attimo di silenzio a prepararvi per l'ultima preghiera di guarigione. Il Signore ci salverà, ci toccherà e ci guarirà. Se avremo fede, se crederemo che Lui lo potrà fare, Lui, come diceva 2000 anni fa nella Galilea, a chi guariva diceva: la tua fede ti ha salvato. E allora mettiamoci in uno stato di abbandono totale del nostro cuore al suo cuore e alla sua mano. Signore Gesù, noi ci rivolgiamo a te, bisognosi della tua benedizione, della tua protezione e della tua potenza, Signore, perché tu rinnovi tutte le cose. Tu sei venuto per salvarci, per guarirci, per liberarci da tutte le insidie del male. Tu, Signore, 2000 anni fa nella Galilea hai guarito chiunque ti chiedeva aiuto e soccorso da ogni male, del corpo e dello spirito. E ora qui, Signore, bisognosi come tu solo sai, invochiamo la tua presenza in mezzo a noi. Manda il tuo spirito, Signore, immergici nel tuo sangue prezioso. Guariscici, Signore, da ogni male, da ogni male del corpo e dello spirito. Guariscici, Signore, da tutte le forme di rancore, orgoglio, superbia, egoismo, vanagloria, da tutte le forme di attaccamento ai beni materiali, al successo, da tutte le tentazioni verso la carne, il gioco, l'alcol, la droga. Guariscici, Signore, dalle infedeltà,
dall'ipocrisia, dalla gola. Guariscici, Signore, da tutte le forme di giudizio e mettici in uno stato di umiltà e contrizione interiore. Liberaci, Signore, da ogni maledizione, da ogni maleficio, da ogni fattura, da ogni rito occulto, da ogni forma di invidia. Liberaci, Signore, da tutto ciò che concorre al male nelle nostre vite. Libera le nostre famiglie, i nostri matrimoni. Libera tutti gli impedimenti al lavoro, alla venuta di figli. Spezza, sciogli, disintegra, polverizza ogni legame, ogni legatura. Sciogli, Signore, ogni maledizione per i meriti della Tua croce e per la potenza del Tuo sangue versato per noi. E attraverso l'intercessione santa e potente di Maria, rendi vive le nostre preghiere. Libera, Signore, ogni parte di noi affinché i nostri cuori siano uniti a Te. Grazie, Signore. Grazie perché si sta respirando, si sta sentendo la Tua mano potente, il Tuo amore infinito, sconfinato, e la Tua misericordia che supera ogni confine del nostro intelletto e del nostro cuore. Alleluia, al nome santo di Gesù, al nome santo davanti al quale ogni ginocchio si pieghi in cielo, in terra e sottoterra. Alleluia, al nome santo davanti al quale ogni demone si prostri e obbedisca alla sua parola. Alleluia, al nome santo di colui che è venuto al mondo per morire per amore nostro. E allora noi lo ringraziamo con tutto il cuore, perché anche oggi Lui è sceso in mezzo a noi per sanarci, salvarci e guarirci da ogni male. O Gesù Salvatore, Signore mio e Dio mio e mio tutto, che con il sacrificio della croce ci hai redenti e hai sconfitto il potere di Satana, ti prego di liberarci da ogni presenza malefica e da ogni influenza del maligno. Te lo chiediamo nel tuo nome, te lo chiediamo per le tue piaghe, te lo chiediamo per il tuo sangue, te lo chiediamo per la tua croce, te lo chiediamo per intercessione potente di Maria, immacolata e addolorata. Il sangue e l'acqua che scaturiscono dal tuo costato, Signore, scendano su ognuno di noi per purificarci, liberarci e guarirci. Amen. Il Signore sta passando in mezzo a noi, Signore. Signore, ti prego, donaci di aprire i nostri cuori a te. Liberaci, Signore, da ogni forma di pigrizia, da ogni forma di egoismo, e apri i nostri cuori all'amore verso il prossimo, come tu ci hai detto in questo Vangelo, di amare il nostro Dio al primo posto con tutta la forza, con tutta l'intelligenza, con tutto il nostro cuore, e il prossimo nostro come noi stessi, e saremo liberati, sanati e salvati da ogni male, ora e per sempre. Alleluia, al nome santo di Gesù, nostro Signore. Alleluia. Benedici il Signore, anima mia. Benedici il Signore, anima mia. Benedici il Signore, anima mia. Benedici questi fratelli, anima mia. Benedici questa preghiera. Benedici la luce di Maria. Benedici il Signore, anima mia.
Benedici il Signore, anima mia, benedici il Signore, con tutto il cuore, benedici il Signore, anima mia. Invochiamo la presenza di Gesù e del suo Spirito, fratelli e sorelle. Veramente siamo nella Quaresima, ma è un momento di grande grazia che in attesa della risurrezione, questa Pasqua andremo veramente ad esultare la risurrezione del nostro Signore, con la fede nel cuore, una Quaresima nuova per tutti. Invochiamo la presenza dello Spirito Santo per chiudere la nostra preghiera, abbandonando ogni resistenza a Gesù, offriamo le nostre vite. Vieni Signore in mezzo a noi. Invochiamo la tua presenza, scendi su di noi Signore. Vieni Spirito, vieni con tutta la tua potenza. Vieni Spirito, scendi Signore su di noi. Riempici del tuo amore, Gesù. Saziaci della tua grazia. Libera i nostri cuori, Gesù. Invochiamo la tua presenza, scendi su.
riempici, Signore, del tuo amore. Riempi questi fratelli e sorelle della tua presenza. Proteggili da ogni male, Signore, e guidali verso la tua volontà. Lode e gloria al nome di Gesù. Lode, lode, lode e gloria a questo santo nome. Lode a questo Signore Salvatore di tutti noi, che è sceso sulla terra per amarci fino alla fine. Lode a Gesù. Un saluto a Renato, che Dio ti benedica, a te e a mamma. Dio benedica tutti voi grandemente. Santa notte, santa giornata e santo venerdì di Quaresima. Sotto la luce di Maria vi vogliamo bene. Grazie.